Sulla macrofotografia si scrivono e si dicono molte cose, alcune delle quali sono sciocchezze. Cerchiamo perciò di fare chiarezza partendo da dati un po' più scientifici, cioè da solide basi teoriche che sono poi il presupposto per una buona pratica. Prima di tutto distinguiamo tra fotografia ravvicinata o close-up e macrofotografia propriamente detta. In realtà si può parlare di macrofotografia solo quando le dimensioni dell'immagine sul fotogramma sono uguali o superiori alle dimensioni reali del soggetto, cioè quando il rapporto di riproduzione è pari o superiore a 1 a 1. Questa non è una distinzione accademica. Come vedremo, quando si raggiunge e si supera il rapporto di 1 a 1, molte cose cambiano. Esistono manuali e riviste che insegnano a fare macroeconomica con un obiettivo da ingranditore capovolto e un tubo di carta da cucina. Mi duole distruggere illusioni, ma se non altro per onestà intellettuale sono costretto a dissentire. La macrofotografia richiede attrezzature e conoscenze che non si improvvisano. Sull'argomento voglio essere diretto e sincero a costo di sembrare drastico. Ci sono diversi modi per fare macrofotografia, tutti sbagliati, tranne uno. Vediamoli insieme cercando di limitare le formule matematiche e di semplificare il più possibile. Iniziamo dal più semplice, le lenti addizionali. Sono lenti positive che si applicano davanti all'obiettivo, la loro potenza si misura in diottrie, più sono potenti e più ingrandiscono. A parità di diottrie, gli obiettivi di focale più lunga danno ingrandimenti maggiori rispetto agli obiettivi di focale più corta. I vantaggi sono comode e non determinano cadute di luce. Svantaggi, quanto più cresce l'ingrandimento, tanto più scade la qualità d'immagine a causa delle aberrazioni ottiche delle lenti. Uso, ritratto in primissimo piano per sfocare lo sfondo, ripresa di grossi fiori o funghi. Inversione dell'ottica. Consiste nel montare l'obiettivo capovolto grazie ad anelli di inversione più o meno sofisticati e fantasiosi. Si basa sul principio che superando il rapporto di 1 a 1, il punto nodale viene a trovarsi più vicino al soggetto che non al piano focale, il che costituisce una situazione anomala. Capovolgere l'obiettivo ripristinerebbe le condizioni di lavoro ideali. Il principio è giusto, ma l'applicazione che se ne fa è sbagliata. Usato da vicino, qualunque obiettivo progettato per riprese generiche, che sia diritto o capovolto, offrirà sempre risultati scadenti, senza contare la perdita degli automatismi qualora venga montato alla rovescia. Sì, per carità, esistono sistemi di trasmissione degli automatismi, lasciamo perdere. Evitate di sprecare denaro in fantasiosi quanto inefficaci aggeggi. Su internet se ne trovano di veramente originali, ma non fidatevi degli esempi entusiasmanti pubblicati in rete. Sullo schermo del computer le foto sembrano tutte belle. Obiettivi zoom in posizione macro. Da evitare, permettono riprese ravvicinate, ma non vera macrofotografia. Senza contare le aberrazioni ottiche che insorgono in un sistema complesso come uno zoom, costretto a lavorare da vicino e magari associato a un duplicatore di focale. No, dai. Tubi di prolunga e soffietti. Aumentano il tiraggio, cioè la distanza tra il punto nodale e il piano focale, consentendo rapporti di riproduzione anche molto elevati. Montarvi l'obiettivo normale è però un errore. Come già detto, gli obiettivi progettati per riprese generiche lavorano male da vicino. Questi accessori forniscono le migliori prestazioni solo se uniti a obiettivi specificamente progettati per fotografare da vicino, e cioè gli obiettivi macro, l'unica vera soluzione al problema, perché
perché corretti dalle aberrazioni ottiche proprio per le brevi distanze di ripresa. Gli obiettivi macro si usano da soli oppure montati, diritti o invertiti, su tubi e soffietti di prolunga per incrementare il rapporto di riproduzione. Sono di focale normale o superiore alla normale, preferibili questi ultimi perché a parità di ingrandimento consentono di restare a conveniente distanza dal soggetto senza fargli ombra e, se si tratta di un animale, senza farlo fuggire. La gestione della luce in macrofotografia merita particolare attenzione. Quanto più si ingrandisce il soggetto, tanto più diminuisce la luce che arriva al sensore. Questa formula racconta che il fattore di posa, cioè l'incremento di esposizione necessario, dipende strettamente dal valore di R, cioè dal rapporto di riproduzione. Ad esempio, al rapporto di 1 a 1, il fattore di posa è pari a 4. Questo significa che al sensore arriva un quarto della luce, e cioè che si perdono due diaframmi. Così, se sull'obiettivo impostiamo F11, la luce che giunge al sensore corrisponderà a F22. Dovremo pertanto prolungare il tempo di otturazione. Ma il tempo di otturazione deve essere rapido. Gli insetti si muovono, i fiori sono mossi dal vento, le mani tremano e gli stabilizzatori ottici sono un miracolo solo per chi crede ancora a Babbo Natale. Il diaframma, dal canto suo, deve essere chiuso il più possibile. Non a caso gli obiettivi macro chiudono a valori più elevati degli obiettivi generici per favorire la profondità di campo, che diminuisce in modo proporzionale alla distanza di ripresa. Anche per questo ci sono le formule, ma ve le risparmio, credetemi sulla parola. La sensibilità ISO deve essere la più bassa possibile per consentire quella definizione e quella nitidezza che ci si aspetta da una fotografia naturalistica. Di conseguenza, fotografare a mano libera è impensabile, ma lo è anche fotografare sul cavalletto, dato che i soggetti si muovono, a parte ovviamente i minerali. Il flash è l'unica soluzione ragionevole. Fa brillare i colori, consente i diaframmi chiusi necessari in macrofotografia, ferma il movimento del soggetto grazie alla sua rapidissima emissione di luce. Il più delle volte però un solo flash non basta, e questo per vari motivi. Il flash montato sulla slitta della fotocamera investe frontalmente il soggetto, creando un'illuminazione dura e piatta. Inoltre c'è il rischio che l'obiettivo faccia ombra al flash, oscurando la parte inferiore dell'immagine. Perciò il flash dovrebbe essere orientato lateralmente, possibilmente fissato a una staffa e non tenuto in mano. Ma neppure questa situazione è ideale, perché un unico flash sparato su un piccolo soggetto genererà ombre nette sul lato non illuminato. Quindi sarebbe bene usare almeno due lampeggiatori, uno più potente come luce principale e l'altro più debole come luce di schiarita dalla parte opposta. Un altro problema è l'illuminazione dello sfondo, che risulterà fortemente sottoesposto a causa dei diaframmi chiusi necessari per guadagnare profondità di campo, uniti alla caduta di luce derivante dall'incremento del rapporto di riproduzione. Ma non sempre lo sfondo nero è raccomandabile, spesso è bene descrivere l'ambiente in cui il soggetto è immerso, che apparirà sfocato a causa della ridotta profondità di campo, ma comunque percepibile. Quindi si rende necessario un terzo flash orientato sullo sfondo. E in effetti, ai tempi della pellicola, io andavo in giro con un marchingegno piuttosto complesso e pesante, due lampeggiatori laterali fissati a staffe collegati fra loro con sincrocellule per illuminare il soggetto, un terzo flash sulla slitta a contatto caldo per illuminare lo sfondo. Oggi esistono sistemi più semplici, appositamente dedicati alla macrofotografia. Un unico lampeggiatore anulare oppure diverse piccole parabole con possibilità di regolazione separata per gestire gli effetti di luce.
Quando si lavora sul campo si ha spesso a che fare con il vento. Sulle Alpi la brezza di valle inizia a soffiare a metà mattina, quando le pendici illuminate dal sole assorbono calore, mentre il fondovalle in ombra rimane più freddo. Così l'aria calda sale verso le cime, mentre dal fondovalle risale aria più fredda che la sostituisce. Prima che questo accada, l'aria è abbastanza calma, perciò al mattino presto è possibile fotografare i fiori senza rischiare questo irritante e continuo effetto di mosso dovuto al vento, che di fatto impedisce persino di inquadrare e mettere a fuoco. Fotografare nelle prime ore della giornata è consigliabile anche quando ci si dedica agli insetti. Il freddo della notte li intorpidisce, così che al mattino essi appaiono immobili, talvolta coperti di rugiada, e così lenti nel reagire da rendere possibili anche sul campo riprese molto ravvicinate. Un'altra occasione che rende gli insetti facilmente avvicinabili è il pasto, una questione di sopravvivenza troppo importante per essere interrotta. Per cui l'animale accetta di correre il rischio e ritarda il più possibile la fuga, anche se un essere gigantesco si avvicina oltre il limite abituale di sicurezza. Se il pasto è l'atto più importante per l'individuo, l'accoppiamento lo è per la specie. Anche in questo caso gli insetti diventano facilmente avvicinabili e agevolmente fotografabili. Incontro spesso fotoamatori che manifestano uno strano duplice atteggiamento nei confronti degli animali. Da un lato non hanno problemi a recepire e a far proprie nozioni quali evitare di arrecare disturbo, spaventare i selvatici, figuriamoci danneggiarli, quando si tratta di animali di grossa taglia. Dall'altro dimostrano la più assoluta noncuranza quando si tratta di animali piccoli come gli insetti o i ragni, per fotografare i quali tutto è permesso, anche ucciderli, tanto sono solo insetti. In realtà un simile atteggiamento non è frutto di insensibilità o menefreghismo, ma deriva dall'educazione che molti di noi hanno ricevuto da bambini, quando la mamma emetteva uggiolii di tenerezza alla vista di un gattino o di un cerbiatto, per poi strillare e perdere il controllo dei nervi di fronte a un innocuo ragnetto, meritevole solo di finire la sua esistenza sotto una scopa. È vero, visti da vicino gli insetti non sono per nulla rassicuranti e se gli autori dei film di fantascienza scelgono le loro fattezze per rappresentare gli extraterrestri cattivi e insensibili è proprio per questo loro aspetto alieno, oltre che per l'intrinseca crudeltà, da un punto di vista umano, di un mondo dove l'individuo viene sempre e senza alcuna eccezione sacrificato alla sopravvivenza della specie. La mantide religiosa o le femmine di certi ragni che si pappano il marito dopo l'accoppiamento non fanno altro che garantirsi una scorta di proteine fresche utile alla maturazione delle uova, ma per noi che tendiamo ad antropizzare non solo il comportamento animale ma persino la vita delle piante, appaiono ingiustamente e inutilmente feroci. Anche questo legittima lo stato di conflittualità permanente che ci lega al mondo degli insetti, troppo strani e diversi per essere capiti. È inutile sottolineare l'irrazionalità e l'incoerenza di un simile atteggiamento. Se vogliamo mantenere la stima di noi stessi come fotografi responsabili senza trasformarci in paparazzi della natura, dobbiamo rispettare ogni forma di vita, evitando di piegare le sue esigenze di sopravvivenza alle nostre esigenze di svago e divertimento o di lavoro se siamo professionisti, ma questo non cambia le cose. Quanto detto vale anche per il mondo vegetale. Un fiore può essere incidentalmente staccato dallo stelo, purché non appartenga a una specie protetta di cui è vietata la raccolta, ma se per fotografare un insetto vi accorgete che state calpestando mezzo prato, allora lasciate perdere, evidentemente non siete tagliati per la fotografia entomologica, quindi cambiate genere, magari dedicatevi ai rinoceronti che sono meno delicati.
A conclusione e a suggello di quanto detto, voglio ricordare le parole del saggio re hawaiano Kamehameha III, che 200 anni fa diceva: la vita della terra va tutelata con rettitudine. Aloha!